Questa settimana abbiamo incontrato per voi Vladimir Luxuria, che ha appena pubblicato il suo nuovo romanzo Eldorado per Bompiani. Luxuria sarà per il secondo anno madrina del Gay Pride a Palermo, che si concluderà sabato con una grande parata cittadina. A Saggi Letterari, a sostegno di questa importante manifestazione, ha deciso di dedicare alcuni servizi al tema dell'omofobia e di vestirsi con il logo del Pride siciliano. Domani si svolgerà la parata conclusiva del Gay Pride palermitano, per te la seconda volta a Palermo come madrina. Così almeno, essendo la seconda volta, non ci sarà più nessuno che mi dice: dov'è che sei madrina? A Palermo, a Palermo, come se a Palermo non si potesse fare il Pride. A Palermo sì, perché Palermo è una grande città, una grande regione, la gente l'anno scorso l'ha accolto benissimo il Pride, non ci sono stati problemi, quindi assolutamente anche questi pregiudizi per cui a Palermo non si potrebbe fare il Pride lasciano tutto il tempo che trovano, quindi anzi quest'anno ancora di più ci deve essere di gente, ancora di più, compreso anche quello che vende pane e panella, che l'anno scorso ho fatto una piccola tappa lì, un po' lussuriosa. Allora, parlando invece del tuo libro, si chiama Eldorado, come mai questo titolo? Eldorado è il nome di un locale che esisteva a Berlino negli anni 30, perché Berlino negli anni 30, prima dell'ascesa al potere di Hitler, era considerata una capitale gaia e quindi c'erano associazioni, c'erano locali, molta gente dalle altre città andava proprio a Berlino per trovare uno spazio di vita, di vivibilità. Poi successe che Hitler andò al potere e si decise di internare e poi anche uccidere gli omosessuali contrassegnati con un triangolo rosa. E quindi il fatto che è successo veramente è che il 1 marzo 1933 i nazisti entrarono all'Eldorado, era pieno così, c'erano spettacoli en travestì e presero tutta la gente che era lì dentro, li portarono prima in cella, fecero degli interrogatori, in base all'esito dell'interrogatorio portarono quelli che loro definirono gli omosessuali più incalliti, quelli senza via di recupero, e li portarono ad Auschwitz, Sachsenhausen e in vari campi di concentramento nella Germania. Quindi il mio libro cerca di recuperare la memoria storica di una categoria di persone che tra l'altro ha avuto la più alta percentuale di morti, che però spesso si tende a dimenticare. Il protagonista del libro tra l'altro è un omosessuale però in avanti con gli anni, come si racconta questa età e come mai questa idea, dato che è un tema di cui non si parla praticamente mai, non solo in letteratura, proprio non se ne parla? Vero, spesso uno si chiede ma gay si nasce o si diventa, nessuno si chiede ma gay si invecchia. Potete immaginare anche la condizione di magari di un gay anziano che magari non ha neanche avuto l'appoggio da parte dei parenti, no? Quindi ho voluto trattare questo tema, però il mio è un anziano bello arzillo, perché il mio personaggio Raffaele è uno che insomma è combattivo, è uno che non molla gli ormeggi, anzi troverà l'amore della sua vita proprio nella terza età. Il punto forte del romanzo potrebbe essere proprio il linguaggio che usano i protagonisti, un linguaggio che è sempre ironico, è sempre forte, un linguaggio che porta anche ad avere un momento quasi per trovare una battuta in un momento tragico come quello della morte. Sì. Il tema è forte, quando si parla di campi di concentramento ovviamente il tema è forte, ma non ho voluto scrivere un romanzo pesante, per cui questi personaggi alla fine reagiscono davanti a tanta cattiveria, tanto odio, comunque mantenendo una forte ironia che diventa la loro arma di sopravvivenza, per cui insomma questo è un libro che fa ridere, poi a un certo punto fa piangere, però vi lascerà alla fine con un sorriso perché termina con un grande messaggio di ottimismo. È una famiglia curiosa e anche piuttosto originale quella di Mary e Franci, due donne che si amano e desiderano una grande famiglia. Una storia rivolta ai piccoli lettori che racconta l'amore omosessuale con estrema semplicità e naturalezza. La casa editrice Lo Stampatello, con Piccola storia di una famiglia, utilizza il testo e le illustrazioni di un cartonato per spiegare ai bambini il valore della diversità, sensibilizzandosi alla tematica omosessuale. Un libro senza tabù né inibizioni, che affronta in maniera esemplare uno dei temi più discussi e controversi del mondo attuale. Il diritto a costruire una famiglia fondata sull'amore, in grado di garantire benessere e qualità della vita dei suoi membri, indipendentemente dal fatto che i genitori siano conviventi, separati, risposati, single oppure dello stesso sesso, così come ci ricorda l'Associazione Italiana di Psicologia.